dove? Ecco. Gonfio. Ragazzi, casa è un bordello. Casa è un bordello. Io non ne posso più. Non ne posso più. Da quando c'è tutta la cosa di Cavecchia, eccetera. Io non sopporto più questa casa. È bellissima, amo la zona, eccetera, ma è troppo piccola e non ci stiamo. Cioè, anche le piante non ci stanno più, sono piene, non ne possono più. Questa è quella del mio compleanno di 2 anni fa, è lunghissima. Cioè, secondo me questo ramo è oltre 2 metri. E poi c'è lei... Che è girato 2 volte. E poi c'è lei, che è quella del compleanno di quest'anno. E anche lei sta crescendo, sta crescendo forte e vigorosa. Ecco, guarda qua, che bella che è. Stupendo. Poi è bello perché sono piante che comunque, anche se andiamo via, quando andiamo via una settimana, 2 settimane, Jimmy gli lascia il dispenser dell'acqua e gli lasciamo un pochino la finestra aperta per la luce, ma comunque resistono benissimo. Per fortuna, perché sennò con noi sarebbero già create. Vabbè. Guardate anche i fiori che mi ha regalato Jimmy per San Valentino. Niente, a me qualunque cosa che comprenda fiori, piante, verde, natura, mi rende felice. Yay. Oggi siamo in zona City Life e quindi per pranzo fuori siamo venuti da Poke House. Io amo mangiare il poke, cioè... Poi il Poke House fa belle grandi, devo dire. Super top, super top. E io sono nello... squad. In realtà dice borsa acquistate 0, ma non è vero, però mi sono dimenticata spesso di farlo passare. Ma sapevi che io ho la loyalty card di Poke House? Ogni tot balls me ne regalano un paio, una. Fondo di quinoa, riso bianco, tonno, gamberi, avocado, edamame, zucchine, carote, c'è un po' di tutto. Mangiare fuori con la poke è uno dei miei pasti preferiti perché è super nutriente, è un pranzo, è un pasto completo ed è veramente un'ottima soluzione on the go, super super healthy e super gustoso. Ti dà voglia di continuare la giornata invece che addormentarti. Perché questa cosa? Io voglio le bacchette. Sì, non fanno buone le bacchette. C'ho la quinoa. Voglia te con la quinoa. Fare uno shooting fitness con questo freddo subito dopo pranzo in Reggiseno all'aria aperta. È poco intelligente. Il 16 febbraio. Necessario. Che freddo, freddo. Comunque oggi giornatona perché stiamo facendo un sacco di cose. Siamo venuti in City Life per un meeting e poi anche per portarci a casa dei contenuti per approfittare della location un po' City Life. E nulla, in realtà è un... È un discorso che ho affrontato anche sul mio Instagram, però io ho questa tendenza a, quando ho un sacco di cose da fare, a non volerle fare. Lo so, può sembrare, cioè è assurdo da dire, però proprio il mio corpo ha quasi una ribellione e mi sento oppressa. Io prima di iniziare la giornata, ad esempio oggi, che è una giornata dove siamo usciti la mattina e torneremo stasera dopo cena, quindi super piena di impegni, bellissimi, impegni stupendi, però io se stamattina prima di uscire ho incominciato a pensare a tutte le cose che devo fare e ho avuto quasi una repulsione. E si tramuta soprattutto a livello fisico in stanchezza. Cioè, io prima di uscire stamattina ero distrutta, con gli occhi che mi pulsavano, volevo soltanto nascondermi e andare sotto le lenzuola. E invece adesso poi sono uscita perché ormai mi conosco, so che funziono così e so che devo imparare a non pensare e far finta di nulla. Tipo, no, non è vero, non sto facendo niente. E andare, semplicemente andare. E infatti adesso sono super energica, abbiamo già praticamente fatto 3 cose su 4 che dovevamo fare e stiamo macinando di brutto, cioè... Però io ho questa tendenza, prima di affrontare le cose, prima di uscire mi viene
questa, ho questa pulsione a nascondermi per non farle. E in passato molto spesso gli davo corda e infatti magari tante volte ho detto no, non esco più all'ultimo, perché prima di uscire, prima di andare a fare quella cosa, ho sempre qualcosa che mi dice statene qua, statene a casa, statene nel tuo. E però ormai ho imparato a gestirlo e semplicemente non lo ascolto. Non lo ascolto, mi faccio un po' di violenza psicologica perché mi dico sì, no, vai. E poi affronto le cose e mi piacciono, perché ovviamente sono tutte cose che io amo fare e che sono, se no non le farei. Però vabbè, niente, così, così come vivo. Quando mi vedete fare tutte le cose super felici e spensierate, in realtà dentro di me c'è una guerra. Oddio. Yogurt, ho questo qua di soia dell'Esselunga, solo che l'ho preso perché era a sconto. In realtà lo yogurt di soia dell'Esselunga costa di più al chilo di quello di marca come il Soyasan, solo che loro ti vendono il pacchetto da 2 a 1 euro, invece il Soyasan ha solo il pacchetto da 4, quindi il pacchetto da 4 ovviamente costa di più rispetto a quello da 2, però in realtà è il prezzo al chilo che conta, quindi mi raccomando ragazzi, sempre il prezzo al chilo. Proprio della mia workout routine, riesco a venire in palestra. Sono molto felice perché ho finito il corso di aggiornamento di cui vi ho parlato negli ultimi video e adesso sto mettendo in pratica tutto quello che ho imparato insieme a tutto quello che io già sapevo e mi piace perché sto creando dei workout che piacciono anche a Jimmy e quindi adesso ci stiamo spesso allenando insieme, non sempre, e mi piace testare i miei allenamenti su di lui. Quindi la mia workout routine della settimana sono 2 workout total body insieme a Jimmy e poi faccio dei focus con pesi, gambe e upper e poi addome, mobilità eccetera. Comunque è molto divertente, sono molto molto contenta perché sono belli, ci stiamo divertendo un sacco e sono contenta che piacciono anche a Jimmy, che è molto picky. Dovete sapere che ultimamente lui in questi, insomma, lui da quando ha finito calcio non è che la palestra e bodybuilding gli sia mai piaciuto tantissimo, lo faceva perché insomma gli faceva piacere stare in forma eccetera, però aveva sempre pochissima motivazione perché gli allenamenti di solo pesi non l'hanno mai divertito troppo e invece i miei allenamenti sono un pochino più completi e quindi gli piace. Visto che questo video è stato un mix di giorni, ho cercato di prendere gli highlights di alcuni giorni di queste ultime settimane, perché spesso se filmassi cosa, soltanto ciò che faccio in una giornata, sarebbe un video veramente noioso. Quindi ho pensato per questo video, visto che sono state settimane un po' uneventful, di mettere insieme delle clip di quando facevo qualcosa di interessante. Quindi abbiamo colazione della settimana, perché è una settimana che faccio quella colazione là, amo profondamente. Poi c'è stato, vabbè, l'avete visto, pranzo fuori, consigli, bla bla bla. Tra parentesi, ecco un highlight, sono andata a sistemarmi le unghie, guardate che carine, le adoro, così super naturali, rosino con questi disegni ghirigori, c'è cioè, cuoricino, pazzesco.
Poi abbiamo parlato di allenamento, eccetera. E quindi terminerei questo video con un altro mio grande interesse, che è la lettura. No, come vedete non è rifare il letto. No, o mettere in ordine. No. Lettura. Allora, ultimo libro delle saghe di Donato Carrisi. Questa è la terza saga, quella di Pietro Gerber, come lo chiamate. Cioè, se siete abituati ai romanzi di Carrisi, mi dispiace, ma questo, almeno per me, probabilmente non ero nello giusto state of mind, eccetera, non è stato all'altezza. Sicuramente leggerò anche il sequel, perché si deve leggere, speriamo che sia un pochino meglio. Ammetto che io, ed è una cosa che mi succede molto spesso purtroppo, sulla quale sto lavorando, ho una difficoltà, cioè quella che io riesco a leggere soltanto quando riesco veramente a staccare la testa completamente. Quindi anche l'università, sì, durante i tempi dell'università io riuscivo a leggere sempre solo d'estate, oppure talvolta d'inverno se non avevo la sessione, infatti leggevo sempre solo d'estate, e è una cosa che un po' mi pesa, perché anche adesso, nonostante lavoro eccetera, se ho delle cose che mi occupano mentalmente, e per quanto comunque il mio lavoro sia nell'ambito fitness, fisico eccetera, comunque mi impegna anche mentalmente, ho fatto veramente tanta fatica a ritagliarmi del tempo per staccare la testa e leggere. Un po' perché dentro di me ho questa idea pazza, assurda, che la lettura, quando metto a leggere, occupo la testa tipo del mio 100%, vado a occuparlo con i libri, e quindi poi ho soltanto a disposizione il 90%. Non... strana, sono un po' particolare, lo sapete, e quindi magari anche questo ha aiutato, il fatto che ho avuto un po' di difficoltà, anche se me lo sono portato a Budapest, a Martinique, in montagna, e non è stato letto. Ho voluto finire di leggerlo perché volevo iniziare un altro, e l'altro che ho iniziato ieri praticamente è lui. Ragazzi, ma che tesoro è questo libro? Cioè, questo è un tesoro del mondo, cioè un patrimonio. Devo ancora finirlo, ma me lo sto bevendo praticamente. E soprattutto è uno di quei libri che non è narrativa, o meglio, c'è una storia raccontata, ma è un libro che scava nel profondo dell'anima. Quindi è un libro in cui mi rileggo molto, e che nel quale leggo tantissimi concetti che condivido, che hanno dei doppi sensi, della fase interpretativa. A me leggere dei libri così piace tantissimo. Super consigliato, lo sto stasera, penso domani, penso che lo finirò, ma cioè roba che lo leggo mentre faccio cose, cioè mentre cammino leggo. Oggi mi sono messa a passare l'aspirapolvere leggendo, ho fatto un bordello infatti, ma è veramente veramente interessante. Detto questo, e avendo sproloquiato 5 minuti, vi saluto. E ci vediamo nel prossimo video, che sarà un bel viaggetto, perché finalmente non ci sono più liste A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Sto delirando. E quindi si può viaggiare. Sarà un viaggio di lavoro comunque, ma insomma lo vedete prossimamente, anzi se guardate questo video quando viene pubblicato e mi seguite anche su Instagram, lo vedrete domani. Bene, ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video, spero che vi sia stato utile, che i consigli che vi ho dato vi siano stati utili. Noi ci vediamo nel prossimo video a Manchester. Spoiler. Ciao ciao! Mua. Che strano fa l'altro così. Ciao ciao!